che è terrificante. Sono bravissime le donne di destra, sono certo che sono brave, ma è grazie all'omologazione al maschile, che era il nemico numero uno secondo me, infatti da uno staccio molto più attente, oggi c'è un'emancipazione di destra. Perché hanno preso, tant'è vero, noi dicevamo, l'accennava lei prima, il personale politico è stata una delle scoperte più belle, voleva dire io, me intera, il mio corpo, la mia fisicità, la mia possibilità di stare con le altre e con gli altri, no? Era il personale politico. Il privato è politico, mi ha inventato Berlusconi, ma lo capite, più. Ma ha cambiato completamente il mondo, grazie all'omologazione e grazie all'emancipazione di destra. E ora ci sono le ministre che sono ministre, grazie, non voglio dire perché sono corretta, cosa, per carità, mettiamo un velo, anzi tre veli in pietra. Certamente c'è la coperta, se no dal velo si vede tutto. Sì, ma però lui diceva, lui chiedeva, lui ha chiesto se questi femminismi che ci stanno e che siamo parcializzati, se c'è un collegamento. Ma per esempio con paesi asiatici del Medio Oriente, per movimenti. Ma magari lo fanno quelle dell'AIDOS, quelle che si occupano di emigrazione. Mentre noi parlavamo di tutto, capito? Una parte lo farà, un'altra parte lo faranno le donne che lavorano con la cooperazione, un'altra parte lo fanno, che ne so, quattro giornaliste che fanno reportage su e vanno a trovare le donne, spesso le donne che fanno, che lavorano nel. Con il cinema, con i video, sono andate a scovare delle donne che in Afghanistan facevano le... Com'era? Dove va la Rossella Santi? In Kurdistan. In Kurdistan ci sta un posto dove ci sono le donne sindache. Sì, le sindache. Le sindache. In Kurdistan. In Kurdistan. Dentro una grotta, dentro una cosa. Eppure la donna che decide tutti i rapporti, loro vanno lì che gli portano un po' di soldi, un po' di progetti, un po' di cose. Poi di medicina. Però quello che dici tu, quella che era la rappresentazione del femminismo degli anni 70, che era una rappresentazione a tutto campo, quindi erano le donne, erano le donne a fiori, erano gli zoccoli, erano girotondi, erano io sono mia, erano sessualità libera e gratuita, erano vasectomia libera e gratuita, erano il pene da solo pene, io. Era, però parlavamo di tutto, quindi andavamo, se c'era un seminario sull'economia andavamo a fare casino lì, se c'era un seminario, adesso quella pratica politica generale la vedete solo quando c'è manifestazione contro la violenza sessuale, che siamo 100.000, 40.000, 150.000, 50.000, con le giovani che vengono, le universitarie che hanno tirato giù le donne delle istituzioni dal palco a Piazza Navona, non le hanno fatte parlare, le hanno tirate giù dal palco perché quelle si erano messe lì. Io non ero d'accordo su una cosa, io non sono d'accordo su una cosa del genere, mi sarei messa sotto, belle, compatte, sveglie, incazzate, e l'avrei sventagliate di domande. L'avrei sventagliate di domande, nel senso che dovevano implodere, praticamente implodere. Però, voglio dire, hanno 25 anni, 23 anni, 20 anni, 25 anni, gli viene la rabbia di tirarle giù. Quando facevamo la manifestazione, c'eravamo quelle più giovani, perché noi avevamo 30 anni, ma c'erano quelle dei 20, e lo dovevi acchiappare, fare il servizio d'ordine, perché sennò se qualche maschio fuori dal corteo faceva lo spiritoso, quelle lo sdrumavano e quindi bisognava tenerle un po' a bada. Che ne hanno visto il documentario, sennò prendevano Rosina, capito? No, ma anche i ragazzini di 20 anni se mettevano insieme 4-5 lo sdrumavano, vedrai. Vabbè, io volevo continuare la domanda di Dino perché poi l'ho più fatto praticamente, quella in cui c'era le cooperazioni tra gli anni 70 e quello che sta facendo oggi con il movimento gay praticamente. Mm-hmm. Quindi sto vedendo, ho visto dei vedi delle similitudini. Dei studi perché vivendolo, io poi vedo i documentari che in televisione fanno e vedo le stesse cose. Ma perché siamo partiti tutti e due dall'oppressione? Certo, quella è la radice comune. Infatti, io quando parti dall'oppressione e vai verso una liberazione, c'hai un percorso da fare. Il primo percorso è la presa di coscienza. E quello, ci credo pure io, però volevo chiedere anche questa cosa. Allora, io sempre vedendo, leggendo queste cose, infatti ho letto pure Lili Gruber, praticamente diceva che la parabola discendente del femminismo '22 c'è stata negli anni 90, mentre praticamente l'attivismo gay adesso è ancora in ripresa, nonostante le cose che stanno succedendo. Secondo te, visto che diciamo, l'hai già visto da questa dinamica, da quello che vedi Italia 2000-2010, per quanto riguarda sia femminismo che movimento omosessuale, come si evolve, cioè puoi fare delle previsioni, puoi provare a immaginare io cosa... ti dico quello che penso esatto, quello là io ti dico
adesso. Secondo me non è più tempo di steccati, non è più tempo di lotte e di guerre private ognuno per sé. Se non ci mischiamo e ci... Ma siamo qui, lo vedi? Siamo qui. No, ma proprio nel senso, secondo me, la lotta per l'oppressione degli omosessuali, se non visti i tempi, noi ci avevamo l'acqua, siamo pesci che abbiamo nuotato nell'acqua della sinistra, siamo pesci che abbiamo nuotato in un'acqua dove c'era tutto il movimento operaio, dove c'erano tutte le lotte, dove c'era, voglio dire, eravamo comunque in una situazione favorevole, è stata un conglobarsi di cose che è stato possibile. Adesso c'è solo la merda intorno. Se tu te fai la guerra tua, io mi rifaccio il gruppetto mio, quello si rifà il gruppetto suo, ci abbiamo forze parcellizzate. Secondo me occorrono occasioni di questo tipo, lavorare a trovare parole comuni, cioè, di questo tipo, intendi, te e me. Di questo tipo intendi questa situazione economico-sociale? No, questa questa sera, no, di questo tipo, in questa situazione berlusconiana, anche giro, quella che c'è, quello che c'è nel fuori, quello che, il fuori che c'è, la crisi, Berlusconi, l'Italia che sta pensando solo al suo bucio del culo, solo al suo ombelico. Ragazzi, ma diciamocela tutta. Berlusconi è uno, quello che l'hanno votato sono milioni, loro sono felici, li rappresentava. Qui c'è un mare di gente che ha detto beato lui che se scopava le ragazzine, ma quanti ne conoscete? E per quella troia della moglie se doveva sta zitta, che con tutti quei soldi se doveva sta zitta, ma quanti ne conoscete? Ma perché io la devo prendere con Berlusconi? A me non mi venite a parlare, l'ho nominato due volte, io non nomino mai. Non me ce sporco la bocca, perché io c'ho da fare con 40 milioni che hanno votato. Ma se lui mi muore, te pensi che ho risolto, ho svoltato? Che ci faccio con questa cazzo di gente che sta superando? 40 milioni che l'hanno votato non muoiono con lui, capito? Che ci faccio con questa gente? Quello che vedo invece è che ci sono tanti maschi molto in crisi che però, a cui però mancano i modelli. Invece tantissimi maschi, cioè finché appunto, cioè sono io che sono omosessuale, chiaro che faccio 10 metri di distanza, mentre invece i miei amici, i fidanzati delle mie amiche che stanno più avanti del corretto che ho compagno, invece sono, non se lo dicono, non lo dicono, magari non vorrebbero ammetterlo, però sono disperatamente alla ricerca di modelli. Sono disperatamente alla ricerca di modelli più inclusivi, più umani, dove sono costretti meno a essere maschi e si possono permettere più di essere persone. Cioè, rispetto magari agli anni 70 dove appunto forse è stato necessario anche proprio una contrapposizione. Quello che vedo adesso è che in una cerchia di conoscenze, quindi parlo del mio prossimo, che più la gente è persona, quindi più entra a far parte del loro modo di definirsi, di vivere e di vivere i propri rapporti, semplicemente le persone che sono. Cioè, continua a salire in fondo a una scala, stabilia che è la sessualità, che è sempre imposta, cade. Meno si chiedono ma sono un uomo, sono una donna, sono un ragazzo, sono una ragazza, eccetera. Più vivono serenamente e più si sviluppano in modo personale, quindi unico. Ma guarda che anche gli eterosessuali soffrono per questa cultura. Io penso che soffrono molto più gli eterosessuali. Cioè, io mi sono per questo c'è l'omofobia, guarda che l'odio per i gay, anche per la mancanza di invidia, cioè anche l'invidia, perché tu non c'hai i problemi che c'ho. A me sai quanti mi dicono che perché chiedete leggi che voi c'avete solo privilegi? Così mi dicono a me. Così, voi volete solo privilegi, perché se no c'avete... Quella a me è la risposta che dà. L'idea che scopriamo di più è la cosa... Là c'è Berlusconi che scopa che i minorelli, qui c'è Stavoli che scopa... Che famo? Dove siamo? Però ecco, anche sul livello più evoluto, c'è una forte voglia di emancipazione che chiaramente... D'altronde, cioè, un maschio eterosessuale fa molta più fatica. Capita anche di vedere l'omosessuale che non è per niente emancipato, quindi non è dire che è una... Che è un, ma comunque la forma è il corpo maschile, oltre che la testa, che fa fatica. Fa fatica, perché comunque se tu metti in discussione la struttura del potere, perché è quella che mettiamo in discussione, la struttura del potere culturale, economico, eccetera,
sei in contrapposizione con te stesso, perché quel potere c'ha la forma del tuo corpo. Quindi da una parte sei identificato e gratificato, dall'altra parte ti è difficile sottrarti. È una castrazione simbolica, passare dal fallo a ti è difficile sottrarti, perché comunque c'hai i privilegi.